raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non solo per recuperare il ritardo rispetto ai target vincolanti fissati dalla normativa europea, ma anche per dare una risposta strategica alla crisi degli approvvigionamenti che prima a causa del Covid e oggi per effetto della guerra in Ucraina sta mettendo a rischio la tenuta di interi comparti industriali. Per questo, dicono gli attori del sistema nazionale, serve siglare con le istituzioni un nuovo patto con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che ne frenano lo sviluppo, dalla burocrazia all'illegalità, passando per l'ancora scarsa consapevolezza dei cittadini. Un patto in 32 punti, quelli del libro bianco sui RAE, presentato dal sistema collettivo Aerion e frutto del lavoro congiunto con produttori, distributori, raccoglitori e riciclatori. Oggi non presentiamo un elenco di doglianze. Questo sforzo è proprio uno sforzo che ha messo in fila una serie di proposte che hanno trovato l'accordo da parte di tutti gli anelli della filiera. Quindi è un regalo che facciamo. Una serie di proposte per recuperare il gap con gli obiettivi di recupero fissati dall'UE. Dovremmo raccogliere 11 kg per abitante, ma siamo fermi a 6, e contribuire a ridurre la dipendenza del sistema italiano dalle importazioni di materie prime dall'estero. Dal riciclo di 1000 tonnellate di rifiuti elettrici domestici, spiega infatti Aerion, si possono ricavare circa 900 tonnellate di materie prime seconde, senza dimenticare che l'adozione di metodologie idonee di trattamento permette di evitare l'emissione in atmosfera di quasi 7000 tonnellate di CO2 e di risparmiare oltre 1,5 milioni di kilowattori di energia per ogni 1000 tonnellate di RAE gestiti. Oggi i nostri prodotti sono recuperabili per più del 95%, cioè più del 95% delle materie dei nostri prodotti può essere recuperato. Credo che questo sia un punto di partenza straordinario, perché tutto quello che non facciamo per recuperarlo è veramente un danno incredibile. Da qui l'appello per un intervento su più fronti, dal potenziamento della raccolta domiciliare all'introduzione di nuovi sistemi di microraccolta, passando per l'adozione di nuove iniziative di comunicazione per i cittadini. Tra i nodi da sciogliere anche quello della burocrazia, che rallenta gli investimenti in nuovi e più efficienti sistemi di trattamento, così come quello dei flussi paralleli e dei traffici illeciti, da contrastare con misure di sanzione e controllo. A partire da una maggiore regolamentazione delle vendite online per evitare fenomeni di free riding, ovvero il mancato rispetto degli obblighi amministrativi, ambientali e soprattutto finanziari previsti dalla disciplina della responsabilità estesa del produttore. Quello che succede è che molti non pagano l'ecocontributo, quindi questo è un grande problema, un problema che alcuni paesi hanno già affrontato molto bene, la Francia e la Germania, cioè due paesi su cui magari qualcosa possiamo anche imparare anche in termini di gestione ambientale. Banalmente si dice che le piattaforme sono responsabili per il pagamento dell'ecocontributo anche se vendono cose vendute da parti terze, anche quando fanno la pura intermediazione. Serve risvegliare l'attenzione delle istituzioni sul tema, dice Aerion, quella che negli ultimi anni è mancata, come dimostra la perdurante assenza del Comitato Interministeriale di Vigilanza e Controllo. Un segnale incoraggiante in questo senso è arrivato nei giorni scorsi con l'adozione di una deroga temporanea sugli stoccaggi che consentirà al sistema di ammortizzare gli incrementi esponenziali di televisori da rottamare legati all'erogazione del bonus TV. Una proroga arrivata in extremis dopo i reiterati appelli mossi da tutti gli attori della filiera. Il dovere del legislatore è ascoltare e mettere a terra. A me spiace molto essere arrivata, tra virgolette, un po' in ritardo sul tema della proroga, dell'ampliamento dei magazzini di stoccaggio, però almeno ci siamo arrivati. Dover aspettare tanto tempo per far recepire l'ovvio, per noi parlamentari che siamo lì apposta per cercare di realizzare delle cose, è abbastanza frustrante, ma noi non ci fermiamo.